Sabino, Radio Meglio di Niente, buongiorno. La nostra rassegna stampa odierna parte dal bianconero.com, dove troviamo un articolo di riassunto di diverse notizie in modo bianconero. Si parte con la primavera, che ieri esordio vincente 1-0 in casa con Sampdoria, per poi andare sul calciomercato, dove inizia a circolare il nome di Toni Kroos, e poi ci si concentra sulla partita di oggi pomeriggio e su quella che potrebbe essere la formazione. E per quanto riguarda le prime dei giornali, Ronaldo tocca a te. Su Tutto Sport si alza la pressione nei confronti dell'asso portoghese, il cannoniere Mandzukic è pronto ad aiutare CR7 che cerca la prima rete italiana. Passando invece a juvenews.eu troviamo la lista dei 22 convocati di Allegri, Bernadeschi contro Berardi, una partita nella partita, Ronaldo ormai pronto al gol, e poi calciomercato Juve, andiamo a vedere, boom, colpaccio all'Arsenal, e si riferisce in questo caso questo articolo da Aaron Ramsey, centrocampista classe 90 dell'Arsenal, in verità tutt'altro che rampa di lancio, ma a quanto pare, visto anche il contratto in scadenza, potrebbe essere uno dei nomi per gennaio. Su Facebook, la pagina JuventusNews24.com, troviamo informazioni sulla formazione. Dovrebbero giocare Cesare in porta, De Sciglio e Cancelo ai terzini, Bonucci con Benatia in difesa, Emre Can, Bentancur e Matuidi a centrocampo, mentre in attacco Ronaldo, Mandzukic e Bernardeschi. Per quanto riguarda le altre squadre, oggi vediamo quello che si dice intorno al Milan. Siamo sul milanista.com, che propone un articolo riguardante il centrocampo rossonero. A quanto pare i tre Biglia, Kessié e Bonaventura sembrano convincere i tifosi, anche perché ha detto l'articolo è un centrocampo molto assortito con qualità complementari dei tre elementi. Sempre su milanista.com troviamo le parole di Gattuso in conferenza stampa, non è mai facile dopo la sosta, Barella, ne avevamo parlato con la vecchia società. Per quanto riguarda Facebook segniamo la pagina all'angolo del Milan, dove vengono riportati i commenti rispetto alle due partite di anticipo della serie di ieri, poi le parole di Gattuso che dice Donnarumma deve imparare da Reina.